Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Torna di scena il derby del Basso Ionio o della Zagara, prima in terza categoria, poi in seconda ed ora in prima categoria, girone di Calabria. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce appunto sulla partita Borgo Grecanico Bovese. Sono in compagnia del collega Ivano Verducci, buon pomeriggio a tutti amiche ed amici di Telemelito. Le formazioni annunziate: Borgo Falcone, Mangiola Martino, Ielo Sgro Martino II, Nucera Iamonte, Manganaro Binna e Idrissu. Bovese Larizza Romeo Cuppari, Iriti Toscano Marino, Petronio Waid, Orlando Paviglianiti e Profazio. Ci sono ex sia da una parte che dall'altra, quindi un ingrediente in più per assistere a una, si spera, a una grande partita. La formazione del Grecanico, casacca tradizionale canarina, alla destra dei nostri teleschermi Bovese in divisa bianca completamente, alla sinistra dei nostri teleschermi. Andiamo a vedere l'assetto tattico delle due squadre. Si parte con il tradizionale 4-4-2 che può diventare 4-3-2-1, 4-3-1-2 e perfino 4-3-3, salvo difesa 3-4 o a 2. Sì, mi pare già dalle prime immagini che comunque il Borgo Grecanico è con un 4-3-3. Attenzione all'attacco ora, è solo e gol subito all'inizio, il gol di Martino annunziato, erroraccio della difesa della Bovese, 1-0 per la squadra di casa. È passato soltanto un minuto, forse nemmeno, il Borgo in vantaggio. 50 secondi, esplode la bombonera del Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, che dopo 50 secondi è riuscito a fare breccia nella porta di Larizza, autore del gol, nell'azione che vi abbiamo descritto. Sì, è stato un errore da parte della difesa, si è incuneato quindi benissimo Martino, ha preso palla e ha fatto secco Larizza con un bel colpo di piatto sinistro, mettendo la palla in rete. Comincia in maniera incredibile questo incontro, questo derby atteso da tante persone, il pubblico più numeroso visto quest'anno oggi qui al Saverio Spinella per questo derby che fa, le due squadre si trovano nelle zone alte della prima categoria e da più quindi attesa. L'arbitro è il signor Sante Torcia della sezione di Catanzaro. Le panchine a disposizione del mister Cormaci: Tringali, Labate, Focà, Zerbi, Cilione, Romeo, Caridi e Violi. A disposizione del mister Paviglianiti: Minniti, Scordo, Foti, Mili, Altomonte, Foti II, Petronio II, Criseo e Neri. Possiamo anche ricordare quindi la nona giornata. Possiamo anche vedere la classifica
che c'è fino ad oggi nelle zone alte, quindi le due squadre che si affrontano in un derby, in questo derby, come hai detto bene, della zona fascia ionica meridionale di Reggio Calabria. Allora abbiamo il Ravagnese Calcio primo a 21 punti, poi la Propellora a 17 e quindi la Polisportiva Bovesi a 14, seguita dal Borgo Grecanico a 13 assieme alla Fortitudo Calcio Reggio. Quindi uno scontro al vertice, se così si può dire. Possiamo ben dire che chi oggi prenderà questi tre punti sarà la squadra che darà filo da torcere alla capolista Ravagnese Calcio. E poi è lo scontro anche tra i due bomber, i bomber delle due squadre, che sono Petronio della Bovese e Obinna del Borgo Grecanico. Mi è sembrato che nell'azione del gol il difensore e il portiere abbiano promosso un dialogo tra sordi e muti, però va riconosciuto a Martino che ci ha creduto. Sì, è stato, come hai ben detto, un dialogo tra sordi e muti, in quanto non si sono proprio capiti assolutamente. La palla è rimasta lì, è intervenuto quindi facilmente Martino, che non si lascia sfuggire queste occasioni da rete, è ritornato a segnare Annunziato Martino, e quindi è una pedina in più per il Borgo. Diciamo che abbia avuto l'intuizione dei grandi bomber quando ci credono su palle inattive, su palle morte, e le trasformano, le capitalizzano al massimo. Sì, è una caratteristica questa, quella di un giocatore importante come è Martino, crederci fino alla fine. Lui comunque era in quella zona del campo, non poteva fare altro che attaccare il difensore, e così ha fatto. In effetti l'errore sia del difensore che del portiere lo ha aiutato, ecco. Diciamo che non era difficile segnare, però il discorso che ci ha creduto è un punto a suo vantaggio. Intanto il Borgo Grecanico ora cerca di imbastire un'azione partendo dalla difesa. 5 minuti e 7 secondi nel primo tempo al Saverio Spinella di Emerito Porto Salvo. Il risultato è cambiato, locale in vantaggio 1-0 dopo 50 secondi. Nucera attacca ora la formazione ospite con questo lancio verso Orlando sul settore sinistro, palla al piede, supera la metà campo, ha il problema di girarsi, osserva il piazzamento dei compagni, d'esterno destro, ancora lui, non si chiude il triangolo, può partire il contropiede locale con Obinna che cerca di lanciare Idrisu, stavolta per fortuna dalla Bovese il dialogo ha funzionato. Sì, questa volta Toscano è riuscito a fermare l'attacco di Idrisu, e quindi la palla comunque è in fallo laterale in attacco per il Borgo. 6 minuti e 4 secondi, 1-0, autore del gol l'ha detto il collega Ivano Verducci, e Annunziato Martino che dopo 50 secondi ha mandato il pallone alle spalle di Larizza. Conquista ora un calcio d'angolo la formazione canarina. Calcio d'angolo sul cross, mi pare fosse di Idrisu, la palla è stata toccata da un difensore della Bovese, la palla quindi è andata addirittura fuori anche all'esterno delle mura, quindi deve essere recuperata. Intanto ne approfittiamo per notare un bel clima che c'è oggi qua sugli spalti, non si vedeva da tempo, finalmente è una partita, diciamo, che dà l'occasione al pubblico di potersi esaltare. Un derby d'alta quota non succedeva da qualche paio di anni e quindi è importante anche questo. Grappoli di uomini in aria, parte il cross, respinge di pugno il portiere, poi l'arretrato bomber Petronio, ancora lui, palla al piede, supera la linea centrale del campo, il laterale a sostegno Iriti apre sul settore di sinistra, non si intendono i due, a buon gioco Idrisu, può partire la manovra dei padroni di casa,
Questo è il capitano Alberto Susgro. Ielo con questo lancio in avanti verso Idrisu, anticipato stavolta con autorità e autorevolezza. Sì, è stato anticipato dal numero 6 Marino del Bovese, che si è portato la palla in fallo laterale ed è stato già battuto dal Borgo, e in attacco ora Martino, fallo su Iamonte, l'arbitro non fischia, quindi controattacco della Bovese, cade da solo, non fischia l'arbitro giustamente, si impossessa il pallone Martino, lo dà a Iamonte, ancora dialoga, benissimo con Nucera, apre bene a destra, sì. C'è l'attacco ora quindi di Martino Antonio, cross in aria, calcio d'angolo. Ancora un corner per i padroni di casa, che cercano di capitalizzare questo momento favorevole per mettere il risultato nel freezer. Sì, sembra che comunque il Borgo abbia cominciato in maniera eccellente questo incontro, non si sta cullando del gol, naturalmente era impossibile farlo dopo appena un minuto. Terzo calcio d'angolo, batte Ielo, esce in presa alta benissimo la Rizza e quindi ferma questo attacco della squadra di casa del Borgo. Nulla può essere imputato a nostro avviso per quanto riguarda la percentuale di colpe tra virgolette al portiere Larizza, nulla poteva. Sì, no, la colpa non è è metà e metà, però, perché non si sono intesi, ma è stato comunque il difensore a sbagliare. Ora non ho visto, a dire la verità, l'errore di chi è stato da parte del difensore della Bovese. Certo il portiere si è trovato impreparato, ma l'errore nasce da lì, dal suo compagno in aria. Robina non riceve palla perché viene fermato, Iamonte cerca di ridare al suo compagno di squadra, viene fermato, riparte la Bovese con Orlando e Profazio che perde palla, Robina buona dentro per Idrissu, si allunga un po' troppo la palla, poteva essere un'ottima occasione. Perde l'attimo fatale, l'attimo favorevole poteva essere il gol del KO. Sì, qui invece di stoppare il pallone diciamo, l'ha toccato nella parte alta sul collo del piede, come si suol dire, quindi la palla gli è schizzata un po' più in avanti, altrimenti Idrisu forse poteva anche tirare direttamente. 10 minuti e 18 secondi nella prima frazione di gioco, al Saverio Spinella di merito Portosalvo, nessuna variazione rispetto al precedente flash. Borgo Grecanico 1, Bovese 0. Palla in fallo laterale all'altezza del cerchio del centrocampo, vediamo ora quale sarà la risposta della Bovese, che fino a questo momento non c'è, è ancora in trance. Sì, la Bovese non ha quasi mai superato il centro del campo, siamo già al decimo minuto e si sono viste soltanto delle percussioni che non hanno portato nemmeno ad un tiro in porta, ma a differenza del Borgo, che invece oltre al gol naturalmente ci ha provato, ha già dalla sua 3 calci d'angoli battuti, intanto orchestra bene a centrocampo Iamonte che dà a Ielo. Ielo serve Idrissu, fallo laterale per la Bovese, sembrava avesse fischiato un fallo, non è così, l'arbitro torcia di Catanzaro. Vorrei chiedere a te se Idrissu è una delle prime volte che gioca da titolare, perché prima entrava sempre dalla panchina. Hai visto bene, ma non ci sono titolari, non ci sono riserve per il ragionamento filosofico del trainer locale, come sai sono tutti titolari, sono tutti riserve, dà spazio un po' a tutti. Ottima, ottima politica questa, quella di Cormaggi, quella di tenere tutti sulla graticola, come si suol dire, per spronarli sempre a fare meglio e fare di più. E possiamo anche dire ad oggi che comunque il Borgo è la sorpresa di questo campionato, perché nessuno si aspettava a metà, ecco, del girone di andata ad essere così in alto in classifica, e questo ha spinto anche molto. Fallo ora, un fallo al centro del campo da parte di Martino Antonio, dell'altro Martino, l'arbitro non estrae il cartellino, in questo caso lo ha perdonato.
Il Borgo Greganico è una matricola, come ha dichiarato più volte il trainer, tenterà di fare più punti possibili per ottenere una salvezza tranquilla senza dover passare sotto le forche caudine o anche della lotteria dei play out. Sì, diciamo che spesso si dice così, si parte sempre dal mantenersi bassi, però poi quando si arriva ad un certo punto in cui la classifica è favorevole, ora non è fuori gioco, attenzione qua, non tira in porta Vahid aggraziato, si può dire la retroguardia del Borgo, che pensava di tenere i due, sia Vahid che Orlando, in fuorigioco. Non era così, Vahid si è trovato a voler a sua volta essere generoso, passare la palla addirittura a Orlando da solo, ed è stato invece fermato al difensore. Occasione sprecata. E forse questa è la prima vera occasione della formazione ospite, che ha sfiorato la marcatura. Sì, prima occasione per la Bovese, anche se non c'è stato il tiro in porta, però l'occasione era davvero ghiotta. Wakid lì avrebbe potuto tirare in porta, ha voluto passare il pallone con l'esterno sinistro al compagno di squadra, che era proprio a due passi dalla porta, avrebbe sicuramente segnato. Ci ha provato, ha sbagliato anche il tocco, si può dire occasione sprecata. Comunque ancora in attacco la Bovese, Petronio da lontano, un bel tiro, il capocannoniere si fa vedere. È successa la stessa cosa, un dialogo tra sordi e muti, però dall'altra parte della sponda, e per poco la Bovese non pareggiava con il suo cacciabombardiere Petronio. Sì, cominciano ad essere in tanti i sordi e i muti in questa partita, perché gli errori prima da parte della Bovese e ora anche del Borgo hanno favorito le due azioni più importanti, solo che il Borgo l'ha messa dentro, e qui in questo caso Petronio ha fatto un bellissimo tiro, ma la palla ha fatto, come dici tu da maestro, la barba al palo. E nell'azione precedente c'è stata una ripartenza bruciante da parte della Bovese su errore a centrocampo che poteva costare caro. Sì, è stata comunque una partita piacevolissima, si vede che si stanno combattendo e è molto veloce pure, in effetti ora ecco un altro errore, hai visto l'ennesimo errore di Romeo. Errori dovuti forse alla carica eccessiva, al nervosismo, all'ansia, allo stress. Ci vorrebbe veramente un personal trainer per insegnare a controllare l'ansia e le emozioni. Questa è naturalmente una delle partite più importanti e sta per essere giocata proprio nel periodo migliore delle due squadre, forse è sentita, il pubblico è numeroso, ci sarà un po' di emozione dei 22 in campo e naturalmente qualche errore c'è. Non vorrei sperare che i risultati ottenuti fin qui fossero frutto soltanto di fortuna e non credo proprio, quindi gli errori che abbiamo visto fino ad ora sono dovuti sicuramente a questo, per lo più credo a uno stress psicologico per l'importanza della gara. Obinna ora a Nucera, vediamo cosa riesce a fare, cerca di liberarsi, trova dentro l'area, dialoga dentro l'area con Martino, poi deve uscire un po' sulla sinistra e poi la palla si perde e arriva tra le braccia di Larizza. E niente, la partita è sentita, sì, come ti dicevo, però è piacevole, piacevolissima, è molto veloce. Ho notato prima la velocità del furetto, così lo possiamo chiamare, Profazio, il numero 11 della Bovese, eccolo che ora riceve palla, piccoletto ma molto veloce e sgusciante, quindi anche lui è uno da tenere d'occhio. Intanto ora recupera palla Manganaro, la dà a Obinna che comincia a farsi tutta la zona destra del campo, si allunga la palla ma deve essere messa addirittura nel vallone qua di sotto, viene spedita da Marino. Il famigerato vallone del Maro Simone, che dà il nome alla contrada e anche impropriamente allo stadio, che come tutti sanno è intitolato a Saverio Spinella. 17 minuti e 28 secondi nel primo tempo, sempre 1-0, manovra ora sul settore di destra Obinna,
ha il problema di girarsi, viene circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, la riconquista la difesa ospite, tacco di poi Arpiona in tecli scivolato sotto gli occhi dell'arbitro, che però fino a questo momento sta dirigendo in maniera impeccabile. Ivano. Sì, fino ad ora non è successo niente di che, comunque l'arbitro è stato impeccabile, sì, ha fischiato quando si doveva, poi in quel intervento un po' sconclusionato di Martino Antonio è andato a redarguirlo soltanto verbalmente, una palla lunga per Martino, l'autore del gol, che non ci arriva, era un po' troppo lungo il passaggio, però era buona l'idea. Ecco, l'arbitro ora si fa rispettare, fa mettere... La palla deve essere ferma per essere battuta, per essere rimessa in gioco. Palla che arriva ora quindi a Romeo della Bovese, al centro del campo, trova e cerca Orlando. Orlando dialoga con Iriti. Iriti, bravissimo Iamonte fino ad ora, però perdono palla. Petronio, limite dell'area, la smista verso Vaghid, area sul settore destro del campo, è pronto a crossare, arriva in aiuto Orlando, crossa, cerca Petronio, colpisce di testa, lenta, la palla arriva tra le braccia di Falcone. 19 minuti, sempre 1-0 a favore della squadra di casa, cioè del Borgo Grecanico. L'unico gol della partita è stato messo a segno da Annunziato Martino sugli sviluppi di un'azione manovrata, ma con incertezza clamorosa da parte della difesa ospite. Sì, ottimo comunque qui ora l'anticipo di Martino nei confronti contro Martino, è riuscito ad arpionare con pallone che poteva farsi insidioso, quindi gli errori qua, era gamba tesa, l'arbitro non fischia. Si lamenta il pubblico, si continua con la Bovese in avanti, bella questo colpo di tacco a superare in dribbling l'avversario, era Paviglianiti, ed eccolo ancora lui sul pallone, dialoga con Petroni, ancora tacco, forse troppe finezze e se ne può approfittare il Borgo in una specie di contropiede, si lancia Martino Annunziato che riesce, qua tocca con la mano, l'arbitro lascia perché è regola del vantaggio, recupera Nucera, guarda come si lotta comunque al centro del campo, lotta nel centro del campo e riesce a scappare ora il numero 2 della Bovese Romeo sulla fascia destra, serve Vahid. Aida Petronio gioca questa palla al limite, viene contrastato, il pallone arriva in fuorigioco a Profazio, si riparte. Non si è fatta sentire la voce degli hooligans e degli skinhead fino a questo momento, ma ancora siamo soltanto al 20° del primo tempo. Si è fatta sentire soltanto in occasione del gol del Borgo Grecanico. Naturalmente abbiamo anche la presenza di numerosi sostenitori, fans quindi della Bovese, è un importante distretto, ecco, calcistico quello della Bovese. Errore qui del portiere Larizza, ne approfitta Martino per mettere dentro verso Obinna che viene anticipato, Iamonte viene fermato da Orlando. Orlando fa ripartire ora Profazio che non supera il centrocampo, ora la palla comunque arriva a Petrone, l'arbitro lascia proseguire, limite dell'aria e farba la barba al palo. Famosa barba, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Intanto c'è il primo cartellino della partita. Sì, non aveva evitato di fermare il gioco per la regola del vantaggio sull'intervento sconclusionato, possiamo dire, ma anche falloso, ecco, naturalmente, di Martino. L'arbitro ha lasciato proseguire, intanto Petrone è andato a tirare, stava anche per segnare, e alla fine dell'azione naturalmente è andato da Martino il signor Torcia e lo ha ammonito, quindi una ottima conduzione fino ad ora, non ha dimenticato quell'intervento e quindi giustamente lo ha ammonito, ed è anche prima Martino aveva fatto un altro intervento simile. Bisogna stare attenti perché se si rimane in 10 poi intanto. Eccolo Martino Antonio,
viene fermato Petronio da Orlando, limite dell'area contrastato benissimo da due giocatori. Iamonte sta facendo un'ottima partita, bello il lancio per Obina, non arriva e impatta male il pallone. Forse non si aspettava l'errore di Cuppari, che a sua volta Cuppari voleva lasciare la palla. Differentemente da Martino non ci ha creduto e quindi è svanita la possibilità di mettere il risultato in cassaporte. Una volta arrivato sul pallone avrebbe dovuto proseguire la sua corsa, invece ha tirato, forse non pensava assolutamente che Cuppari lasciava la palla in quel modo, forse Cuppari magari non pensava a sua volta che Obinna sarebbe arrivato. Niente, Obinna ha impattato il pallone ma in maniera davvero brutta, la palla si è persa, ma era un'altra occasione che il Borgo avrebbe potuto sfruttare meglio. Eccolo Obinna con Nucera. 23 minuti nel primo tempo, sempre 1-0. Nel periodo non collegato rispetto ai precedenti flash, per quanto riguarda la nostra posizione, ci sono state diverse emozioni sia da una parte che dall'altra. Ivano. Qualche occasione da gol è arrivata anche per la Bovese, un'azione di qualche minuto fa, quindi Petronio dalla fascia sinistra si è fatto un bel po' di campo e è entrato in aria sempre dalla zona sinistra del campo, ha sferrato un tiro che ha attraversato quasi tutta l'area della porta difesa da Falcone e poi è andata a finire alla parte destra, quindi fuori, mentre il Borgo poteva approfittarne poi dopo con Obinna che ha sbagliato l'intervento e quindi sempre 1-0. Per gli amanti della statistica, questo derby affonda nella notte dei tempi, agli inizi del 1900, quando la Bovese aveva l'oratorio proprio agli inizi e la città di Merito Porto Salvo aveva l'ospedale di zona, forse il più antico della Calabria, che esprimevano città Bova Marina e Melito Porto Salvo, esprimevano due squadre di prima grandezza. È un importante riferimento storico il tuo, anche perché le nostre zone, quindi le zone di Melito Porto Salvo e di Bova Marina, sono da sempre state impegnate nel campo del sociale, quindi anche dello sport, comunque del calcio, e si sono avuti tante occasioni per disputare degli incontri di calcio. Abbiamo anche perso il conto ormai, sono state sempre delle partite appassionanti e molte volte sono state anche con una posta in palio importante. Ultimamente la Bovese aveva avuto dei problemi rispetto invece al calcio a Melito, che è riuscito anche ad arrivare fino alla Serie D, quindi la ex interregionale, ma non bisogna dimenticare anche i fasti della Bovese. Finalmente le due squadre diciamo che sono lontani quegli anni in cui pochi anni fa navigavano ancora in terza categoria. Ben venga, ecco, il calcio importante nelle nostre zone, che dà molto quindi ai giovani ma anche al popolo intero, all'intera popolazione di questa fascia ionica. Intanto in attacco è la Bovese è libero, Aide deve rincorrere il pallone, si impossessa della palla, la dà verso i Riti a destra, vediamo se l'arbitro concede il calcio d'angolo. No, è soltanto rimessa dal fondo per il Borgo. Sono di fronte le squadre più giovani del campionato, non hanno nemmeno 5 anni di vita. Ecco, questa è un'altra cosa importante come società. Sono due squadre che sono nate da poco, quindi hanno nel loro statuto, l'intento loro è quello di comunque fare scuola. La scuola calcio oltretutto non è una questione di economica, ma è proprio una questione sociale che va a influire anche nel tessuto sociale delle due cittadine, e quindi credo che sia anche questo il frutto del loro lavoro, e anche questo trovarsi a disputare un derby, grazie a Dio anche in una bella giornata e con una presenza importante di pubblico, una delle più numerose fino ad oggi qui al Saverio Spinella.
una temperatura ambientale comunque superiore ai 20 gradi. Esattamente, siamo già al 10 novembre e quindi è quasi impensabile avere una temperatura simile dopo quei giorni di pioggia, però comunque non ha mai fatto freddo fino ad oggi. Tutto questo mentre bussa alle porte la cosiddetta estate di San Martino. Eh sì, già oggi e domani feste in tutta la zona. Abbiamo le feste del vino, sono pronte in tutti i posti. A proposito, anche a Bova, diciamo l'altra Bova, anche se sarebbe quasi offensivo perché Bova vi è una sola e poi c'è Bova Marina, quindi si aspetta la festa in tutti i posti, ogni parrocchia ecco, ha la sua festa del vino, e alla fine chissà che poi magari le squadre non comincino a prendere questa abitudine di andare a bere un bicchiere assieme come fanno nel rugby. Fino ad ora comunque tutto a posto e tutto in regola come questione fair play. Intanto un intervento falloso ai danni di Nucera. Centro del campo sembra meno spigliato oggi Nucera rispetto alle altre occasioni, vedo più in forma Martina Annunziato e Iamonte. Comunque chissà se comincia a svegliarsi anche Nucera, chissà cosa andrà a succedere. Vorrei rimarcarti il discorso di Wakid in panchina, di Idrissu voglio dire, del Borgo. In panchina è rimasto Foca, una pensata da parte di Cormaci magari potrebbe essere quella che il ormai importante giocatore del Borgo possa essere utile dopo. È entrato in campo un altro ex di lusso, Vincenzo Napoli, detto Cecio, allenatore dell'Under 19 del Borgo Crecanico, nelle vesti di secondo e anche eventualmente massaggiatore. Sì, è andato proprio a sincerarsi delle condizioni di Nucera, sanno quanto è importante Nucera per la squadra di Cormaci, Nicolò, quindi è andato quasi per dare, diciamo, da massaggiatore, ecco. E comunque Nucera sta per uscire dal campo e si è ripreso insieme a Nuccio Suraci, che diciamo è il massaggiatore ufficiale, con la sua magica bomboletta spray in grado di compiere miracoli. Sì, la bomboletta dei miracoli cosiddetta. Spesso serve una spruzzata di quel liquido per far rinsavire chiunque. Ecco che comunque Nucera è pronto a rientrare, deve essere solo chiamata l'attenzione dell'arbitro, che lo fa rientrare in questo momento quando la Rizza si impossessa del pallone ed è pronto a far ripartire la Bovese con Paviglianiti. Paviglianiti dialoga con Iriti, lancio lungo a sinistra dove c'è Profazio contro Martino. Due squadre giovani, sia da una parte che dall'altra, ci sono gli Spitfire e i Mosquitos. Sono sicuramente dei giovani, anche non solo fisicamente portati ma atleticamente, ecco, li vediamo anche molto veloci e scattanti. Niente, ci sarà sicuramente da divertire perché qua la partita non è assolutamente chiusa. Sottofondo l'urlo di Falcone, l'ex di turno, ha gridato come uno dei protagonisti, Alfredo Germont della Traviata alla Scala di Milano, un urlo tarzanino comunque per far sua la palla in presa aerea. L'urlo tarzanino è ormai diventato un must del maestro Salvatore, è veramente l'uscita da manuale, come si suol dire, è così che si insegna da quando si è ragazzi. Il portiere deve uscire, deve cercare di alzare il ginocchio per impossessarsi del pallone ed evitare quindi che la palla gli possa sfuggire poi e mettere davanti il corpo.
Nucera verso Martino, riesce a tenere la palla in campo, ma beh, solo per poco. La palla poi va a finire sul fondo, viene rimessa ora da Lariz. Furbescamente se l'era portata avanti nella speranza di turlupinare il suo angelo custode. Impresa fallita. Sì, questa volta non c'è stato nulla da fare per Martino. Antonio aveva pensato di poter superare con un guizzo, diciamo, mentale il suo avversario, così non è stato. La palla è stata rimessa in gioco e quindi si favorisce l'attacco della Bovese. La Bovese che viene fermato in questo momento da Manganaro. Idrissu addirittura è tornato nella propria metà campo a recuperare questo pallone. Sono in due lì di testa, sono sia Manganaro che Martino. L'errore arriva con un colpo di testa, va a finire in fallo laterale, va a battere ora la Bovese ed è pronto il peperino Profazio. Bovese che si spinge ora in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti alla ricerca del gol del pareggio. Attenzione, è andato al tiro ma è arrivato assolutamente scoordinato, ha sbagliato mira e bersaglio, palla ben lontana dai pali della porta difesa da Falcone. Il tiro era stato di Iriti. Sì, un tipico tiro da difensore, tipo spazzare questa palla in avanti, non si tira in questo modo in attacco. Ha provato comunque, si è trovato il pallone lì al limite dell'area, poteva anche questa essere una buona occasione d'attacco. Il tiro è stato veramente errato. Calcio di punizione intanto per il Borgo Grecanico, subito due metri dopo la metà campo va a battere Ielo. Questo calcio di punizione, intanto si sistemano gli avanti del Borgo, vediamo a sinistra proprio quasi sulla linea del fondo l'autore del gol che è Martino Annunziato, poi c'è Idrissu e Obinna. Idrissu è più centrale, saltano in due ma non la palla arriva comunque in qualche modo tra i piedi di Profazio. Questi lungo linea verso il compagno di squadra Cuppari, viene fermato, palla di nuovo come abbiamo detto al Maro Simone. 35 minuti e 21 secondi nel primo tempo, sempre 1-0 per il Borgo Grecanico. L'unica rete del match è stata messa a segno da Nucera dopo 50 secondi. Poi c'è stata tutta una serie di occasioni da gol sia da una parte che dall'altra, emozione e stress a tutta birra. Fino ad ora sì, la partita è stata piacevolissima, azione da una parte e dall'altra, poi non così tanto eclatanti, ma comunque sempre delle azioni importanti. Qua Idrissu perde la palla in attacco e viene fatta preda da Romeo che viene toccato fallosamente da Ielo, che si arrabbia con l'arbitro, batte subito la Bovese e comincia con Toscano. Da notare che c'è sempre il raddoppio della marcatura su Idrissu, che è uno sgusciante di sinistra che semina il panico spesso e volentieri nelle retrovie boviciane. Sì, a differenza di Obinna, Idrissu ha un fisico più possente, quindi cerca di portarsi, ecco la palla buona per Obinna che se la porta in avanti con la spalla, ma poi in effetti il tocco con la spalla non gli pregiudica un po' la velocità del pallone, forse se lo avesse preso con il petto magari la palla gli sarebbe rimasta lì pronta per scoccare il tiro in porta. Nulla da fare, si riparte con la Bovese in attacco che ora palla in fallo laterale, viene battuta direttamente verso Falcone. Falcone deve rimetterla in gioco con i piedi, lo fa verso Antonio Martino, anticipato ora bene in aria Petrone, attenzione, uno contro uno di Petrone, vediamo, si libera di uno, viene toccato, cade in questo caso le proteste del pubblico che Bovese, ecco, si fanno sentire, non siamo in grado di dare un giudizio. Stranamente è stato, come hai detto bene tu, anche dalla parte del Borgo comunque raddoppiato Petronio e il capocannoniere, ma non abbiamo visto se lo hanno toccato o meno.
è un duello tra Bomber 9, Petronio 8 o Obinna, se non andiamo errati. Sì, Petronio è il 7 e Obinna il numero 15 del Borgo Grecanico. Comunque si vede che è pericolosissimo Petronio, quando si trova con il pallone tra i piedi viene sempre raddoppiato e spesso riesce a tirare, quindi questo è sinonimo di buon e ottimo giocatore. Comunque un episodio da Moviola, tutto questo dopo 37 minuti, quasi 38, nella prima frazione di gioco. Ancora Petronio solo davanti al portiere, entra con perfetta scelta di tempo, ma la palla rimane a Petronio, vai col liscio, contropiede, c'è una ripartenza, attenzione, superiorità numerica, Idrisu riesce a tenere il pallone in campo. Si avventa come un falco sulla preda. Nucera, ma viene sgambettato e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. Sì, l'intervento c'è stato ora in questo calcio di punizione, ma Nucera, diciamo che con molto mestiere se lo è andato a cercare questo fallo. Ormai ha tentato di fare il dribbling, ecco, diciamo, all'inizio quando avrebbe potuto tirare, ma poi... Astuzia di Nucera o ingenuità del difensore? No, è stata sicuramente un'astuzia di Nucera, perché una volta superato il difensore in quel modo forse non... sarebbe intervenuto da dietro qualche altro, e quindi perdendo palla comunque è stato toccato. L'intervento in scivolata comporta questo, comunque non è che uno deve per forza rompere la gamba affinché l'arbitro fischi un fallo. Comunque è una punizione che lui è un esperto, diciamo che l'ha cercata, se l'è guadagnata, e ora vediamo come andrà a finire, perché sono sia lui che Antonio Martino lì pronti. Se ne va Iamonte, ma credo che sia lui a tirare, è pronto a sferrare questo colpo, a superare sicuramente la barriera. Ce ne sono 5-6 ora addirittura, con un settimo pronto a mettersi, che va addirittura a prendere il palo, e in effetti il colpo è davvero buono. Se la palla supera tutta la barriera, va a finire proprio a pochi centimetri dall'angolo alla nostra sinistra, quindi alla destra del portiere Lariz. Nuova emozione mentre scocca il 40° minuto del primo tempo, sempre 1-0 a favore dei borghigiani. Fino ad ora diciamo che possiamo ben dire che i primi minuti sono stati tutti a favore del Borgo, un predominio territoriale. La Bovese non era riuscita nei primi 20 minuti ad entrare nell'area del Borgo, poi invece pian piano ha preso confidenza, ecco, se così possiamo dire, con il terreno di gioco, è andata avanti. Petronio ha fallito due occasioni da rete, qualcheduna anche con dei tiracci da parte di Paviglianiti o Vahid. Ancora la partita è viva, naturalmente le squadre non si espongono ad un pressing asfissiante, ancora è presto. Niente, il risultato per ora 1-0. Non ti sarà sfuggito il tacco, un preziosissimo tecnico di Vincenzo Iamonte, che negli ultimi tempi sta diventando una delle colonne portanti di questa squadra. Sì, mi sta piacendo tantissimo in questo primo tempo. Iamonte, l'ho detto anche prima, molto più di... hanno un ruolo differente, sì, di Nucera, ma fino ad ora è davvero un ottimo, bellissimo era il tiro di Nucera. Applausi a scena aperta da parte del pubblico del Saverio Spinello, un tiro come li sa fare lui, sempre dal limite dell'area, scocca questo suo destro che va a finire sempre a pochi passi dal palo, in questo caso difeso dalla Rizza. Come dicevamo, è ottima fino ad ora la partita di Iamonte, che sta fermando, sta ponendo, diciamo, una diga a centrocampo da parte del Borgo.
Tensione in aria, la palla Ielo pasticcia in qualche modo, pasticciano, ma la fortuna è dalla loro. Torna di scena il famigerato dialogo tra sordi e muti. Sì, qua, e ora siamo a 6 già, sembra che qua, siamo tutti sordi e muti, servirebbe qualche amplifone nel senso di l'intervento della panchina, qualche attenzione all'attacco di Petronio, solo, bravissimo l'intervento stupendo di Mangiola, questo intervento di Mangiola è da veramente da far vedere nei canali nazionali, un intervento difensivo da campione, bravissimo, e equivale quasi ad un gol perché Petronio avrebbe sicuramente segnato. Stai parlando però di uno degli elementi cardine del Team Dream di mister Antonio Cormaci. È un elemento giovane proveniente dalle file del Bocale, anzi sembra che sia in prestito, addirittura ha giocato nella Regina comunque. E si vede naturalmente qui, come si dice in gergo, si fa le ossa, ma è già pronto per calcare quei palcoscenici, almeno come quelli che sta calcando in questo momento la squadra di mister La Face, cioè il Bocale. Veramente impressionante questo suo intervento nei confronti di Petronio, un recupero come posso dire alla Nesta, non saprei dire altro. Non c'era limite, sinistro stavolta, lento, si vede che il suo piede è l'altro. Si accartoccia sul pallone senza difficoltà alcuna alla rizza e cerca di mettere in movimento Petronio sul settore di sinistra, ritorna sui sei passi, palla sui piedi di Toscano, dialoga con i Riti, viene chiamato in causa la rizza, si allarga e riceve Toscano, i Riti dialogano, Romeo, Cuppari, Riti, Toscano, Marino, un po' tutti, la palla però caracolla sulle braccia di Larizza, che osserva il piazzamento dei compagni, muove di qualche passo e di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. 45 minuti e 19 secondi, questo è il momento di tirare le prime somme, Ivano Verducci. Sì, il gol a freddo del Borgo Grecanico ha favorito forse la, diciamo la bellezza di questo incontro fino ad oggi, la piacevolezza più che la bellezza di questo incontro, perché il vantaggio del Borgo ha fatto cambiare le carte in tavola anche alla Bovese, che si è dovuta un po' più esporre, un vantaggio improvviso fino al momento. Cosa dire, il Borgo l'ha messa dentro, la Bovese no. Un'altra cosa da poter dire è che stiamo vedendo una buona difesa da parte del Borgo, un buon modulo difensivo e anche dei buoni giocatori, tranne qualche dialogo tra sordi, come lo hai chiamato tu. Finisce il primo tempo 1-0. Non sono tifosi di Alberto Sordi e di Ornella Muti, ma comunque l'arbitro decreta la fine delle ostilità, le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0 a favore del Borgo Grecanico, autore del gol Nucera dopo 50 secondi, ha diretto Sant'Etorcia, pardon Martino, abbiamo dato a Nucera erroneamente, annunciato Martino, a risentirci fra un quarto d'ora per la telecronaca del secondo tempo. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna.